queste grandi attività. E sono rimasti in Italia anche un tanto over lì a Mutec, in questa occasione con la Book City di Milano. Io volevo solo chiederti una cosa, visto che sono qui e mi hai incaricato di poter parlare. Che cosa, qual è il quadro che ti è più nel cuore? Il mio quadro è questo, okay. La farfalla di luce, questa è la farfalla della luce, la donna che è la rinascita, la libertà, la gioia, il modo di vivere, questo fuoco che si accende in questa farfalla nel cuore della donna, che ci fa volare, ci fa scoprire questo mondo bello, questa libertà che abbiamo tutti dentro di noi. La libertà è importante, a livello proprio vitale. Ecco, voi avete visto la vitalità che ha Milena, proprio un grazie di cuore a voi, grazie per avermi invitato. Adesso presentiamo Enzo Bonacci, un grande delle scienze, un organizzatore di Defesto, cioè vuol dire instancabile, che organizza eventi internazionali. Grazie. Rapido, perché ho visto che anche i bambini scalpitano, giustamente la loro festa oggi. Negli anni passati vi ho tediato parlandovi di Magna Grecia nel senso storico, latini nel senso storico. Quest'anno parlerò rapidamente invece del nostro partner, cioè l'America, New York. Almeno dal punto di vista ideale, anche se poi gli ideali si possono perdere nel tempo, cos'è che ha reso grande l'America? Due cose, la meritocrazia e la democrazia. E noi vediamo queste due cose qua, applicate adesso. Meritocrazia, con la vostra fatica, la fatica dei vostri bambini, avete raggiunto il merito, che è tangibile con il premio. Democrazia, per stare qui non abbiamo chiesto l'aiuto di nessuno, ce la siamo cavata da soli. Noi, proprio noi il popolo, quindi ha un senso anche il gemellaggio con New York. Un'altra cosa importante, pensiamo a Giacomo Leopardi, cosa diceva? Le persone di merito hanno spesso maniere semplici, ma le maniere semplici sono scambiate per indizio di poco merito. Questo è qualcosa, ad esempio, applicabile alla Presidente, la Presidentessa Milena, che è di grande merito, ma con le sue maniere semplici spesso è sottovalutata. Quindi un grande applauso anche a lei. Adesso, un saluto e un ringraziamento a Ilenia e alla dottoressa Manuela Francesconi per essere in Italia, per avermi dato l'opportunità di essere in questa meravigliosa sala con tanta bella gente e tante associazioni. Noi come Diva, quindi anche come Roberta Marizza, come Gaetano Di Medici,